Buongiorno a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni che come ogni giovedì conduce la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Oggi non c'è Francesco perché è stato trattenuto per impegni di lavoro, per cui visto che non c'è lui e così non ho problemi psicologici nel rubargli, nel portargli via spazio. Ho deciso di cambiare la puntata. Anziché continuare a leggere gli oracoli caldaici, vi leggerò un trattato abbastanza lungo, diciamo così, intitolato Lo sviluppo dell'egoismo come rimedio all'infantilismo della sottomissione cristiana. Di solito questi trattati vado a leggere la sera, però, dal momento che è abbastanza lungo e va bene leggerlo tutto insieme, ve lo leggerò adesso e gli oracoli caldaici li continueremo dalla prossima volta in maniera più regolare. Prima di cominciare la trasmissione, vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera e l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è Casella Postale 53 Marostica Vicenza. Questa sera dalle 19 alle 20 invece andrò a leggervi alcune storielle neopagane che circolano in America che ho trovato su un sito internet, per cui cercherò di fare il mio meglio per far divertire, anche se non sono un gran lettore di storielle divertenti. Allora, vediamo un attimino quello che facciamo oggi. Oggi trattiamo lo sviluppo dell'egoismo come rimedio all'infantilismo della sottomissione cristiana. Nel paganesimo, l'ego e l'egoismo sono due cose fondamentali, cioè sono elementi fondamentali nella fondazione della propria esistenza. Io purtroppo mi sono incontrato negli ultimi tempi con delle persone che mettevano come elemento centrale del loro modo di essere, del loro modo di rapportarsi col mondo, la distruzione dell'egoismo, cioè distruggere il proprio egoismo, distruggere l'ego alla fin fine, l'ego come rappresentazione di se stessi. E la cosa mi ha fatto un po' riflettere un pochino alla volta, finché le cose sono un po' montate e ho deciso di scrivere questo trattato per mettere in chiaro la posizione dei pagani rispetto all'egoismo e all'ego. E è venuto fuori questo tratterello, circa 50.000 caratteri, lo sviluppo dell'egoismo come rimedio all'infantilismo della sottomissione cristiana. Ed è una posizione importante per il paganesimo, perché l'individuo è fondamentale. L'individuo non è centrale nella natura, cioè l'uomo non è al centro della natura. Al centro della natura c'è la natura stessa, con tutte le sue variabili di persone all'interno della natura. Però è centrale rispetto all'uomo stesso, cioè nei nostri discorsi, in quanto uomini, l'uomo è importante, non è sottoposto a un Dio padrone, non è parte del gregge, è importante per se stesso e proprio perché è importante per se stesso è importante anche per la natura. Pertanto andrò a leggervi questo piccolo trattato. Prima però, prima di leggere questo piccolo trattato, vi leggerò una lettera che è apparsa sul giornale La Repubblica del 28 dicembre 1999. Siccome qui qualcuno ha avuto il coraggio, la faccia tosta, direi anche una parola un po' più dura di quelle che usa Franco, di dire che non lo si lascia parlare, bene, sulla Repubblica c'è questa lettera di un radioascoltatore che dice questo: stavo facendo zapping con la mia autoradio quando mi sono imbattuto su Radio Maria, un'emittente cattolica. Stava intervenendo il suo direttore, padre Livio. Sono rimasto allibito dalle sue affermazioni. Le cito a memoria. Questa, Radio Maria, è una radio cattolica e parlano solo i cattolici. Qui non si fanno dibattiti per cercare le verità, perché noi abbiamo già la verità. Attraverso noi, a Radio Maria, parla Dio. Qualcuno non cattolico vorrebbe intervenire, ma noi non lo permettiamo perché in queste persone si potrebbe annidare il maligno che le userebbe per i suoi satanici scopi. Queste frasi le ho sentite venerdì 17 dicembre scorso alle ore 10:30 al mattino. I secoli sembrano passati invano.
dice questo ascoltatore che è andato su, cioè i cattolici che hanno la spudoratezza, la faccia di merda, la faccia di bronzo, di chiedere che non li fanno parlare a questa radio, devono vergognarsi non una, ma mille volte. È chiaro questo. E questa lettera qua, adesso ne ho lasciato un po' di fotocopie qui in radio, ne farò altre fotocopie, perché si sappia che i cattolici l'unica cosa che vogliono fare è bruciare vive le persone affinché non vadino alla ricerca di verità, perché devono accettare la loro verità, che è la verità di Dio, padrone, stupratore di bambini. Chiaro questo, del macellaio, insomma, Sodoma e Gomorra e tutto il resto. Questa è la stessa cosa, ha la stessa valenza di chi metteva le persone sui roghi, di chi massacrava, di chi metteva in ginocchio chi non si può difendere. Se lo volete, questa lettera la trovate sulla Repubblica del 28 dicembre 1999. Qui in radio ci sono un po' di fotocopie. Pertanto chiunque, i cattolici che vengono a dire che non li fanno parlare devono solo vergognarsi, non una, ma mille volte. Chi adora il macellaio di Sodoma e Gomorra o mette in ginocchio bambini davanti al pazzo di Nazareth deve vergognarsi mille volte. Ah, e comunque in Franco non c'è assolutamente la dicitura a mettere in ginocchio i bambini, lui ha una sua idea su quello che sarebbe il pazzo di Nazareth, tanto per essere chiari. Vabbè. Allora, passiamo allo sviluppo dell'egoismo come rimedio all'infantilismo della sottomissione cristiana. Premessa: il termine ego sta a significare la persona, l'io, la coscienza di sé come si esprime in quel momento. Quando si usa il termine ego, questo sta a significare la rappresentazione dell'individuo in quel momento, quale risultato di tutti i suoi processi di adattamento soggettivo alle variabili oggettive incontrate. Il termine egoismo sta a significare un grande amore per se stessi, la centralità di se stessi nello sviluppo delle relazioni con gli altri. All'interno del potere di essere, l'egoismo sta a significare la priorità dello sviluppo di se stessi nelle relazioni col circostante. Nel potere di avere, l'egoismo sta a significare la centralità della propria esistenza alla quale si devono piegare, attraverso l'appropriazione, gli altri esseri umani. Pertanto, il termine altruismo nel potere di avere sta a significare la rinuncia a sottomettere chi non si può difendere. Nel potere di essere significa la rinuncia a sviluppare se stessi e a trasferire questo sviluppo soggettivo nel sistema sociale arricchendolo. Pertanto, se nel potere di avere il termine altruismo può assumere una valenza positiva per gli esseri umani in quanto determina una diminuzione della ferocia coercitiva, nel potere di essere il termine altruismo assume un significato negativo in quanto impone la rinuncia allo sviluppo del proprio potere di essere e, di conseguenza, un impoverimento conseguenziale del sistema sociale in cui quella rinuncia si esprime. All'interno del potere di essere e del potere di avere, due parole, quali egoismo e altruismo, assumono un valore umanistico opposto, in quanto sono opposte le relazioni vissute dagli individui nei confronti del loro circostante. I due modelli di rappresentazione del termine egoismo coesistono nei comportamenti sociali e nelle rappresentazioni soggettive. L'arte della distruzione dell'ego consiste nel colpevolizzare la soggettività espressa attraverso gli elementi caratterizzanti il termine egoismo all'interno del potere di avere e trasferire sull'individuo un sentimento di colpevolezza al fine di distruggere gli elementi caratteristici dell'egoismo proprio del potere di essere per poterlo sottomettere. Sottomettendolo si danneggia il sistema sociale, lo si impoverisce culturalmente e lo si prepara alla distruzione. Ultimamente da più parti si sono rivolti a me per motivi diversi individui che accentuavano la necessità dottrinale di distruzione dell'ego umano al fine di distruggere quelli che loro chiamavano difetti per ricostruirlo puro. A queste affermazioni inizialmente ho risposto con un atteggiamento seccato e sufficiente, ma poi mi sono reso conto che dietro questa affermazione si nascondeva un progetto di distruzione dell'individuo, il cui scopo era la distruzione della sua volontà nell'esercizio delle sue determinazioni.
Questi individui affermavano che l'essere umano, per giungere alla perfezione, doveva annullarsi nella perfezione e soltanto annullando se stesso poteva rimuovere quelli che costoro chiamavano difetti che allontanavano l'individuo dalla perfezione stessa. Queste affermazioni appartengono sia alle religioni rivelate che a molti nuovi cosiddetti gruppi religiosi che altro non presentano che riedizioni delle tecniche coercitive di quelle religioni riproposte sotto capelli dottrinali apparentemente diversi. Questi personaggi agiscono attraverso tecniche di autocoscienza e di demolizione delle resistenze psichiche, il cui scopo è la demolizione dell'ego individuale per aprirlo a condizioni del bene, rappresentato dal volere del Dio padrone, dell'essere, inteso come Dio assoluto, della verità rivelata. Questi modi di fare sono stati costruiti proprio dal cattolicesimo e appartengono a dei dettami del pazzo di Nazareth. Sono dettami dottrinali dai quali la Chiesa cattolica Chiesa cattolica riconduce il diritto di stuprare l'ego degli individui per sottometterlo all'ego del Dio padrone. Uno degli elementi centrali da cui parte la demolizione dell'ego è quel passo del pazzo di Nazareth in cui dice: non è quel che da fuori entra nell'uomo che lo danneggia, ma è quello che esce dall'uomo. Questa direttiva del figlio del padrone è stata l'invito alla Chiesa cattolica a distruggere l'ego individuale e soggettivo al fine di costringere l'individuo ad aderire all'ego del Dio padrone espresso attraverso le parole del pazzo di Nazareth. Perché questa attività è più evidente nei piccoli gruppi religiosi che non nella Chiesa cattolica? Perché la Chiesa cattolica non necessita più di appropriarsi di individui adulti, lei si appropria direttamente dei bambini. Scusate. La Chiesa cattolica distrugge l'ego individuale prima che questo si formi e si rafforzi. Di conseguenza, il condizionamento educazionale imposto dalla Chiesa cattolica sui bambini diventa parte integrante della formazione dell'ego del soggetto che la Chiesa cattolica ha costretto in ginocchio. È proprio la parte in cui è intervenuta la Chiesa cattolica, la fonte della distruzione magica dell'individuo, la fonte della perversione sociale. La Chiesa cattolica è intervenuta con la costrizione, costringendo l'individuo a sbocchi fobici in tutti quei sistemi sociali in cui la coercizione cattolica bloccava la necessità del loro sviluppo nella vita e nel circostante. Sono quegli sbocchi fobici che l'individuo riversa nel circostante, sia manifestando la furia attraverso la quale necessità chiede soddisfazione, sia nelle espressioni di miseria culturale attraverso la quale l'individuo tenta di soddisfarli, sia nelle variabili apatiche e autodistruttive che l'individuo mette in atto, travolto dall'impossibilità del proprio sviluppo. I piccoli gruppi religiosi, ideologia ideologia e fini della Chiesa cattolica prendono questi individui quando sono adulti e a condizionamento educazionale distruttivo sommano condizionamento educazionale distruttivo. Quando un individuo si rivolge a quel tipo di gruppi religiosi, risponde al bisogno di cercare qualche cosa di diverso, qualche cosa più corrispondente a necessità che lo stimola a svilupparsi, partendo però dal presupposto che quanto esiste che possa rispondere a necessità deve essere necessariamente in sintonia col condizionamento educazionale di cui l'apatia o la fobia sono in relazione. In altre parole, provenendo da un contesto cattolico, cerca un altro contesto cattolico in cui la necessità che lo spinge non si trovi imprigionata. Dal momento che l'unica concezione emozionale che egli esprime è quella cattolica, altro non fa che riprodurre gli stessi principi cattolici, soddisfacendo in questo modo la propria emotività, rivestendoli con discorsi, parole o concetti astratti apparentemente diversi. Così finisce per costruirsi l'illusione di essersi liberato dal cattolicesimo e nello stesso tempo mette in essere strategie attraverso le quali rimuovere il proprio ego e togliere quelle parti che egli, condizionato dal cattolicesimo, ritiene malvagie. Guarda caso, la malvagità non è il frutto del suo giudizio estraniato dal condizionamento educazionale cattolico, ma è la riproduzione dei concetti cattolici di malvagio.
Quando gli si chiede quali siano gli aspetti dell'ego che vuole rimuovere, risponde con la necessità di rimuovere i caratteri violenti, l'odio, la rabbia e le espressioni dei suoi bisogni che considera un intoppo per il suo viaggio nella percezione di un astratto di cui fantastica. In linea generale, tende a rimuovere le predilezioni soggettive, aspetti caratteriali e psicologici per raggiungere qualche cosa di alto, elevato, superiore. Cosa sono gli elementi da rimuovere che egli indica? Altro non sono che i suoi adattamenti soggettivi alle pratiche coercitive che ha subito. Sono l'unica cosa preziosa che gli è rimasta, il suo tesoro. Un tesoro da costruire, da custodire gelosamente. Allora perché costui desidera rimuoverlo? Perché una parte del condizionamento educazionale che ha subito tenta di rimuovere ulteriormente i suoi adattamenti. Perché i suoi adattamenti sono un tesoro? Perché a sollecitazioni coercitive subite ha risposto con degli adattamenti e degli aggiramenti che, pur interiorizzando la coercizione, hanno costruito delle scappatoie o delle valvole di sfogo attraverso le quali eludere il lato più assoluto e totalizzante della coercizione stessa. Il cattolicesimo costruiva le sbarre ingabbiando la sua psiche, mentre i suoi adattamenti soggettivi impedivano alle sbarre di essere troppo strette. Il condizionamento educazionale tenta di continuare a fissarsi, facendogli credere che non è il condizionamento educazionale coercitivo quanto deve essere rimosso, ma è piuttosto il suo ego, il suo egoismo, in quanto questo ha impedito al condizionamento educazionale, alla coercizione, di assumere il totale controllo dell'individuo. L'illusione della necessità della rimozione delle tensioni che dall'interno dell'essere umano spingono verso la dilatazione nella vita, accusando il proprio ego di essere inadeguato al raggiungimento dell'illusione del divino o della verità, della divinità padrona, è l'arte, cioè tutto questo, senza una virgola che ho detto fin adesso, ve lo ripeto, l'illusione della necessità della rimozione delle tensioni che all'interno dell'individuo spingono verso la dilatazione nella vita, accusando il proprio ego di essere inadeguato al raggiungimento dell'illusione del divino o della verità della divinità padrona, tutto questo è l'arte dell'agguato posto dalle religioni rivelate nel cuore dell'essere umano mentre era piccolo e non era in grado di comprendere la violenza che subiva. Nel condizionamento educazionale cattolico, l'ego rappresenta il grande nemico della coercizione stessa. La mente viene riempita di fantasticherie, tipo l'esistenza di un Dio creatore, di un pazzo di Nazareth, suo figlio, e cretinerie del genere. Queste fantasticherie si trasformano nell'a priori dal quale l'individuo fa discendere e scaturire tutte le preposizioni della ragione, i suoi concetti e la struttura logica attraverso la quale affrontare la vita. Senza il Dio padrone o l'assoluto quale elemento a priori del suo ragionamento, il ragionamento assume immediatamente connotazioni emozionalmente illogiche e pertanto privo non solo di essere preso in considerazione, ma di essere ascoltato. I suoi enunciati disturbano l'emotività espressa attraverso la ragione che ritiene l'assenza del Dio padrone o dell'assoluto alla base del discorso elemento imprescindibile per riconoscerli connotati di logicità e coerenza. L'emotività del soggetto viene piegata a percepire come pericoloso ogni elemento di indipendenza soggettiva. Ogni espressione che esca dalle fantasticherie della ragione deve essere adesione ad una fantasticheria uguale. Io mi metto in ginocchio davanti al mio Dio padrone. Tutti gli esseri umani si mettono in ginocchio davanti al Dio padrone. Sono concepiti Dio padroni diversi, ma è inconcepibile che qualcuno possa non mettersi in ginocchio. Questo stato emozionale, direttamente costruito dal condizionamento educazionale, entra in crisi quando si presenta qualcuno che, pur parlando di dei, non si mette in ginocchio. Questo stato emozionale è disposto a riconoscere il nemico, cioè quello che chiama l'ateo. L'ateo non si mette in ginocchio perché nega l'esistenza del Dio padrone. Tutti gli altri si mettono in ginocchio davanti al loro Dio e sicuramente è, come il mio, un Dio padrone. La struttura emozionale del soggetto è terrorizzata quando non trova il consenso di quanto fa.
Gesù è buono. Quando gli si chiede perché consideri Gesù buono, perché diceva amatevi l'un l'altro e sgozzate i miei nemici. Questo, per la struttura emozionale costruita dal condizionamento educazionale cattolico, significa essere buoni. Quando qualcuno dice loro che quello che chiamano buono è un assassino, che ha dato direttive dottrinali per distruggere la vita, riconoscono quanto leggono, ma si sentono offesi. Sì, è vero, c'è scritto così, mentre in cuor loro maledicono chi non ha bruciato quel libro, quel passo. Ciò che si contrappone alla coercizione educazionale è proprio l'egoismo soggettivo. La costruzione dell'individuo avviene per adattamento soggettivo alle variabili oggettive, dove l'adattamento soggettivo è attuato dalla specie fin da quando uscì dal brodo primordiale e ha attraversato tutte le fasi di trasformazione, giungendo alla costruzione dell'individuo che, adattandosi a quanto incontra, costruisce se stesso nel migliore dei modi. Il migliore dei modi della sua costruzione soggettiva è determinato dall'oggettività che incontra. Tanto più l'oggettività in cui si sviluppa ritiene che il suo sviluppo sia patrimonio dell'oggettività stessa, e tanto più glorioso è il suo sviluppo. Tanto più l'oggettività in cui si sviluppa intende trasformarlo in oggetto di possesso, e tanto più faticoso e misero sarà il suo sviluppo. Al momento del suo sviluppo, l'individuo ha a disposizione i meccanismi che la sua specie gli ha costruito nelle trasformazioni in milioni di anni. Ha a disposizione la carica vitale dei genitori diretti, ha a disposizione gli adattamenti e le sollecitazioni che egli percepisce nella pancia della madre, fatti dalla madre stessa come risposta a fenomeni provenienti da un'oggettività che ignora. Probabilmente ci sono altri meccanismi importanti, ma per quanto riguarda il nostro discorso questi sono sufficienti. Altri meccanismi possono articolare meglio le cose, ma non cambiare il significato. Con questi meccanismi l'essere umano affronta l'oggettività nel momento in cui nasce. La sua forza consiste nel riconoscere se stesso e la necessità del proprio sviluppo nell'oggettività in cui può crescere. La sua debolezza è l'oggettività che, pretendendo un suo adattamento ad essa, già è intervenuta sulla madre e continua troncando le espressioni di necessità, manipolando i suoi bisogni. Un'oggettività che reputa se stessa perfetta agisce sugli adattamenti del nuovo nato per costringerlo ad adattarsi ai suoi imperativi. Davanti a lui l'oggettività non sospende il giudizio, presentandogli i fenomeni, ma pretende che egli manipoli il suo giudizio in base alle rappresentazioni che l'oggettività stessa, con cui l'oggettività stessa si presenta. Il giudizio è manifestato dall'oggettività e questa pretende che il nuovo nato lo interiorizzi, lo faccia proprio e magari lo arricchisca per meglio aderire all'oggettività e ai suoi giudizi in cui è nato. Leggetevi la parabola delle mine e il terrore con cui si minaccia coloro ai quali la mina viene consegnata. L'io dell'individuo, da quando è nato, viene plasmato dall'oggettività che ne determina, in ultima analisi, la sua struttura attraverso i suoi adattamenti. Tanto più coercitiva è la struttura sociale in cui nasce, e tanto più la costruzione viene interiorizzata producendo due tipi di reazioni. Reazioni violente, al di là di come si esprimono, reazioni di accettazione apatica e di assoggettamento. Queste reazioni non sono antitetiche, ma vengono espresse dall'individuo rispondendo alle sollecitazioni esterne, magari alterandole. Le risposte continue e sistematiche alle sollecitazioni esterne determinano la qualità e la direzione della sua crescita. Il suo io si esprime in ogni istante e in ogni istante viene invitato dall'oggettività a mettere in atto nuove strategie di adattamento, confermando o smentendo le strategie precedenti. In ogni istante questo io dispone di un patrimonio di divenuto col quale affrontare l'istante seguente. Alle sollecitazioni dell'oggettività, l'io divenuto contrappone le proprie strategie, quali risultato di tutti i processi di adattamento che ha messo in atto. Quell'io deve rispondere a esigenze diverse, deve rispondere alla necessità soggettiva che si esprime attraverso i bisogni del soggetto,
deve rispondere alle sollecitazioni dell'oggettività e deve prioristicamente salvaguardare quella soggettività nella relazione in modo da non portarlo mai in condizioni o situazioni distruttive. Pertanto, l'oggettività nel suo processo di condizionamento del soggetto si scontra con la barriera dell'ego, il cui primo compito è la salvaguardia del soggetto nei processi di adattamento soggettivo alle variabili oggettive. Dove l'ego, nell'ambito della ragione, rispondendo ai suoi bisogni quali manifestazione di necessità, altro non è che espressione di volontà nella descrizione quotidiana della ragione. La rappresentazione di volontà nell'ambito della ragione è la difesa dell'ego dei processi di adattamento distruttivi quali risposte ai fenomeni impostigli dall'oggettività in cui vive. Il fatto che le soluzioni strategiche dell'ego possano sviluppare sbocchi distruttivi, queste sono risposte del soggetto a richieste di autodistruzione dell'ego provenienti dall'oggettività in cui vive, che impedendone la soddisfazione dei bisogni gli chiede assoggettamento, negando l'espressione di necessità attraverso i suoi bisogni. La richiesta di sottomissione è la richiesta del potere di avere, che può esistere soltanto privando l'individuo della possibilità di esprimere il proprio potere di essere. Il potere di essere che si sviluppa attraverso lo sviluppo dell'ego diventa elemento perturbante all'interno del potere di avere, in quanto si contrappone al suo progetto di possesso dell'individuo di cui l'ego è espressione. E passiamo al seguente. La rimozione della coercizione educazionale inizia dallo sviluppo dell'egoismo soggettivo. La coercizione educazionale tende a sottomettere l'individuo a determinazioni che non gli appartengono. La coercizione è il tentativo dell'oggettività, espressa dal potere di avere, di distruggere l'ego dell'individuo per sostituirlo con l'ego del Dio padrone, di cui l'oggettività operante ne è la manifestazione. Vi ricordate Radio Maria cosa dice? Da Radio Maria parla Dio, pertanto dovete solo mettervi in ginocchio e basta. Non potete neanche discutere la parola di Dio. Soggettivare l'ego del Dio padrone non è soggettivare l'oggettività, ma è soggettivare la sottomissione facendola propria, giustificandola e arricchendone la manifestazione all'interno del sistema sociale. È arricchire la mina data allo schiavo dal padrone affinché possa essere restituita al padrone con gli interessi, pena la sua uccisione da parte di altri schiavi del padrone. Quando si riconoscono elementi coercitivi, la loro rimozione inizia dall'esaltazione di tutti gli aspetti e le manifestazioni dell'ego in quel momento. Nel cristianesimo e nel cattolicesimo in particolare sono elencati 7 cosiddetti peccati capitali. Capitali perché sarebbero, secondo i cattolici, all'origine di ogni peccato. Proviamo ad elencarli. Superbia, avarizia, invidia, accidia, ira, lussuria e gola. Per i cattolici questi sono i peccati che allontanano l'essere umano dal Dio padrone. Per quei gruppi che altro non fanno che radicalizzare il cattolicesimo, proponendolo ad individui che, pur in conflittualità col condizionamento educazionale cattolico, cercano soluzioni diverse per rispondere alle necessità, diventano difetti dell'ego che allontanano dalla percezione del divino o delle cosiddette qualità superiori. Quando questi 7 elementi sono descritti come malvagi o negativi dai cattolici, questo viene fatto riferendoli alle caratteristiche che esprimono nel potere di avere. Sono cioè relativi alla loro attività coercitiva nei confronti degli esseri umani e vedono questi peccati come delle ribellioni alla coercizione stessa. Non si può mettere in ginocchio chi è superbo. Chi è superbo pretende, all'interno del potere di avere, che gli altri si mettano in ginocchio davanti a lui. Non si può mettere in ginocchio l'avaro. Chi è avaro vive dell'insicurezza per il futuro e all'interno del potere di avere sarà pronto a sottrarre qualche cosa ad altri piuttosto che rinunciare ad accumulare per dissettare la sua paura per l'incertezza del futuro. Non si può mettere in ginocchio l'invidioso. Chi è invidioso, all'interno del potere di avere, sarà pronto a fare le scarpe al superiore o a chi sta meglio di lui,
pur di raggiungere la posizione, altro che sottomettersi a lui. Non si può mettere in ginocchio chi pratica l'accidia. Chi usa l'accidia all'interno del potere di avere ha il potere di rifiutare di stare in ginocchio attraverso l'apatia alla sottomissione e all'indolenza delle sue manifestazioni. Non si può mettere in ginocchio chi vive attraverso scoppi d'ira e manifestazioni furiose. Chi usa l'ira all'interno del potere di avere non è addomesticabile, non è controllabile. La sua ira spezza ogni catena, perché il furore non è ragione, ma espressione nella ragione della volontà soggettiva come manifestazione del divino soggettivo. Non si può mettere in ginocchio chi pratica la lussuria. Il sesso è elemento di liberazione emozionale da ogni costrizione. All'interno del potere di avere, chi pratica il sesso ricerca il piacere e rinuncia alla sottomissione, che di quel piacere lo priverebbe. Non si può mettere in ginocchio chi ha la pancia piena. Chi ha i bisogni di pancia soddisfatti si rivolge ai pensieri astratti, manipola e costruisce idee. All'interno del potere di avere, le idee, qualunque pensiero astratto, spingono alla libertà dalla sottomissione. Quanto la Chiesa Cattolica considera un peccato capitale, altro non è che quanto riserva a se stessa. Infatti la gerarchia cattolica ha il diritto di essere superba, vedi chiese e paramenti, ha il diritto ad essere avara, vedi l'accumulo delle ricchezze, ha il diritto ad essere invidiosa, vedi le guerre di religione, ha il diritto ad essere accidiosa, quando mai i preti hanno lavorato, ha il diritto ad essere irosa, non è la Chiesa espressione dell'ira del Dio padrone, ha il diritto ad essere lussuriosa, usa il suo potere di possedere gli individui per soddisfare i suoi bisogni sessuali delle gerarchie cattoliche, arriva a stuprare i bambini come regola dottrinale. Ha il diritto a soddisfare la propria pancia. Quando mai sulla tavola del prete è mancato quanto mancava la gente comune? I peccati capitali sono i pericoli che la Chiesa Cattolica vede per se stessa e attraverso i quali, con forme e modi diversi, colpevolizza l'emotività degli esseri umani. Questi sette elementi sono parte fondamentale dell'ego degli esseri umani, colpevolizzando i quali non si colpevolizza l'aspetto distruttivo del potere di avere che questi esprimono, ma il potere di essere che spinge gli esseri umani a crescere e a dilatarsi nell'oggettività. L'individuo non si chiede perché è iroso, l'individuo non si chiede perché è invidioso, l'individuo non si chiede perché è lussurioso, l'individuo pensa che questi siano dei peccati che lo allontanano dall'essere divino della cui fantasticheria ha sentito parlare. Ed eccolo a combattere queste pulsioni, eccolo ad impegnarsi affinché l'ira non esploda, la lussuria non si manifesti, l'accidia non prenda il sopravvento nelle azioni inutili che lui si impone. Eccolo digiunare e danneggiarsi perché secondo la Chiesa Cattolica così dovrebbe essere maggiormente apprezzato dal Dio padrone alla cui comunione anela. Ecco l'individuo a distruggersi. Eppure queste tensioni sono la sua ancora di salvezza. Quando mai un individuo è stato invidioso del Dio padrone o dei suoi rappresentanti? Al massimo era rabbioso per le ingiustizie e le atrocità che commettevano e che commettono. Quando mai un individuo ha mangiato a crepapelle se non nei sogni di fame a cui i preti lo costringevano? Quando mai un individuo è stato lussurioso, se non nelle fantasie erotiche che la repressione sessuale cattolica impone? Quando mai un individuo è stato avaro, se non come imposta, come risposta all'insicurezza per il futuro costruita dalla Chiesa Cattolica e dai suoi preti? E così possiamo continuare. Questi sette elementi, al di là di come si esprimono all'interno dell'individuo, sono la sua ancora di salvezza. Praticando quegli elementi, egli può rimuovere il condizionamento educazionale alla sottomissione. La rimozione della sottomissione nel condizionamento educazionale non necessariamente lo trasformerà in un essere umano di conoscenza e di consapevolezza, ma sicuramente gli permetterà di trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Praticare la lussuria impedisce alla coercizione sessuale di produrre fobie sessuali tali da danneggiare chi le esprime e il sistema sociale in cui vive. Praticare l'ira permette di conoscere i confini e i limiti dell'ira, porre dei freni e rimuovere le catene della coercizione. Praticare la superbia impedisce l'accettazione apatica del ruolo sociale che qualcuno vorrebbe imporre all'essere umano per tenerlo sottomesso. Praticare l'accidia permette all'essere umano di non essere preda appetibile per chi vorrebbe ridurlo a carne da macello o a carne da lavoro. Praticare l'avarizia
permette di raggiungere la sicurezza economica per un futuro che la Chiesa Cattolica vuole precario e miserevole per distruggere in questo gli esseri umani. Praticare la gola, mangiare in abbondanza e in modo soddisfacente permette all'individuo di sottrarsi al controllo della materialità e di rivolgersi al mondo circostante attraverso il pensiero astratto. Praticare tutto questo è praticare l'egoismo soggettivo e ripulire l'ego dalla coercizione della sottomissione. Praticare questo significa praticare l'egoismo come arte della sottrazione soggettiva dalla sottomissione alla quale il macellaio di Sodoma e Gomorra e i suoi servi vorrebbero ridurre gli esseri umani. All'interno del potere di avere, la pratica di questi elementi è appannaggio esclusivo dei padroni di bestiame umano. Gli altri esseri umani vengono colpevolizzati emotivamente affinché non anelino a prendere il loro posto. La ragione fondamentale per la quale l'essere umano deve essere attento alle tensioni che da dentro di sé spingono verso l'esterno, di cui questi sette elementi sono parte, è lo sviluppo del potere di essere, che spinge affinché l'essere umano si dilati nel mondo circostante, ne diventi parte, marci, costruendo se stesso nell'infinito dei mutamenti, sottraendosi dalla posizione in ginocchio alla quale gli adoratori del macellaio Sodoma e Gomorra e del pazzo di Nazareth vorrebbero costringerlo. La ragione per la quale la Chiesa Cattolica indica questi elementi come peccati capitali attraverso i quali distruggere l'ego dell'individuo non è la paura che esprimendo queste tensioni l'individuo cerchi di raggiungere livelli sociali scalzando qualcuno di loro, ma è il terrore che l'essere umano si sottragga dall'essere bestiame del gregge mentre lei lo conduce al macello. La pratica di queste sette condizioni, più altre che la psicologia e la psicanalisi possono facilmente individuare, ho preso queste sette solo come esempio, porta l'essere umano a sottrarsi dall'essere bestiame del gregge. Questa è la vera paura della Chiesa Cattolica, che attraverso i suoi preti, nella maniera più squallida e infame, tenta di colpevolizzare gli esseri umani affinché rientrino nel gregge e accettino di essere macellati. Un percorso di stregoneria inizia dallo sviluppo di ciò che si è. La stregoneria non può prescindere dal soggetto che la pratica, dall'oggettività in cui il soggetto è divenuto e nella quale il soggetto intende praticarla e dal divenuto del soggetto nel momento in cui intende praticarla. Un percorso di stregoneria non è un percorso di verità, ma è un percorso di libertà, dove il percorso di libertà determina la trasformazione del soggetto e la sua dilatazione nell'oggettività nella quale opera. Un percorso di stregoneria inizia nel momento in cui il soggetto, riconoscendo se stesso, portatore e determinatore di istanze di vita, riconosce la sua esatta collocazione nell'oggettività in cui esiste ed è divenuto. Non esiste un percorso di stregoneria che implichi l'uso dei fantasmi della ragione, dei fantasmi che la ragione mette a guardia della propria descrizione. Non si può iniziare un percorso di stregoneria se non si è iniziato a chiamare le cose col loro vero nome. Non ci può essere un percorso di stregoneria se non si conosce l'oggettività in cui si vive, infinitamente maggiore della capacità soggettiva di comprenderla. Chiamare le cose col loro vero nome e riconoscere la propria collocazione all'interno dell'oggettività significa riconoscere l'importanza della materialità della propria esistenza e della necessità della pratica della materialità attraverso la quale sviluppare la propria idealità. In altre parole, significa riconoscere come le nostre idee e la struttura del nostro pensiero astratto altro non sia che il frutto della nostra pratica, della nostra azione, della nostra fisicità. Quando non è il frutto della nostra pratica, della nostra attività quotidiana, di autodisciplina nell'alterazione della percezione, altro non è che manipolazione dei fantasmi della ragione attraverso i quali impedire alla nostra materialità di spostarsi nell'infinito dei mutamenti. Vorrei che fosse chiaro che per materialità intendo la vita quotidiana come comunemente intesa, esattamente come vorrei che fosse chiaro che è materiale quanto i miei occhi vedono, esattamente come è materiale quanto i miei occhi del corpo luminoso vedono, al di là di come la descrizione della ragione interpreta, come è materiale la mia vita e le mie sfide nei vari mondi della percezione alterata. Sono tutti stadi di esistenza materiali, in quanto il soggetto che li pratica percepisce dei fenomeni che tende a descrivere.
Gli stessi fenomeni percepiti con i sensi sul piano della quotidianità sono soggettivi anche se il sistema sociale ha raggiunto un certo grado di omologazione e accordo. La materialità non consta tanto nell'oggettività del percepito, ma nella capacità di trasformare chi percepisce nella relazione fra percepito e percepiente, dove il percepiente e il percepito sono trasformati dalla relazione che costruiscono. In cosa consiste un percorso di stregoneria? Consiste nella determinazione soggettiva di essere partecipe, di condurre attraverso la volontà soggettiva le proprie trasformazioni, cessando di essere enti passivi nei confronti dei fenomeni che dall'oggettività si riversano nella soggettività. Significa cominciare ad usare la propria volontà e le proprie determinazioni per imparare a prendere nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza. Per far questo, l'individuo riconosce la propria materialità, il proprio essere individuo, il proprio essere individuo sociale, il proprio essere individuo della natura, e proprio riconoscendo questo, il proprio essere parte del grande fiume dell'immenso che conduce la vita alla trasformazione della coscienza universale. Solo riconoscendo la propria materialità, l'individuo partecipa al divino universale. La materialità dell'individuo si esprime attraverso il suo ego. È la rappresentazione di se stesso nell'oggettività che si esprime nella qualità della sua rappresentazione. Dal momento che il percorso di stregoneria comincia quando l'individuo si prende nelle proprie mani la responsabilità della propria esistenza, le armi con le quali inizia il combattimento della vita sono quelle che ha forgiato prima di iniziare il percorso di stregoneria. Sono gli elementi propri del suo ego, espressi attraverso la qualità dei suoi adattamenti. Articoliamo il discorso su quelli che vengono definiti dai cattolici peccati capitali come elementi caratteristici dell'ego e vediamo come lo sviluppo di quelle caratteristiche dell'ego sono gli elementi che il soggetto deve sviluppare per costruire il proprio divenire magico nell'infinito dei mutamenti. Anche se sappiamo che esistono altri elementi caratteriali, psicologici, psichici e morali, quelli che i cattolici definiscono peccati capitali ci forniscono un ventaglio abbastanza ampio da consentirci di far comprendere i nostri concetti. Si può obiettare come la pratica di quegli elementi porti a saccheggiare il sistema sociale. Questo se gli elementi sono praticati come elementi propri del potere di avere. Abbiamo già visto come questa pratica sia riservata alle gerarchie cristiane cattoliche e solo a se stesse. Quando qualcuno le pratica diventa parte delle gerarchie cristiane al di là della concorrenza sociale o del nome con cui chiama la propria religione, in pratica costruisce un'altra religione. L'apprendista stregone chiama le cose col loro vero nome e si è tolto dal centro del mondo. Proprio perché si è tolto dal centro del mondo, gli elementi propri definiti dai cattolici peccati capitali sono le virtù del suo spirito, sono l'arricchimento di se stesso, il contributo che lui riversa all'interno del sistema sociale per arricchirlo. Togliersi dal centro del mondo significa togliere il Dio padrone e ogni altro padrone dal centro del proprio pensiero e mettere se stessi. Togliersi dal centro del mondo significa cessare di proiettare sul mondo l'idea che gli esseri umani siano creati di immagine e somiglianza di un Dio pazzo e iniziare a costruirci mettendo noi stessi al centro delle nostre azioni e del nostro fare. Proprio perché mettiamo noi stessi e le nostre azioni al centro del nostro fare, noi costruiamo arricchimento per il sistema sociale, costruiamo arricchimento per l'essere natura, costruiamo arricchimento per il grande fiume della vita nell'infinito. Se io sono avaro, non sono avaro per impossessarmi di individui, questo appartiene al potere di avere, ma sono avaro perché assetato e affamato di conoscenza e consapevolezza. Se io sono invidioso, non lo sono per desiderio di commerciare esseri umani, ma spezzare le catene della costrizione, tento di dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, ammirato, spronato e determinato da chi quel cielo lo ha salito prima di me e meglio di me. Se io sono lussurioso, non lo sono per esercitare il possesso di individui, ma perché il piacere è il piacere della vita e della sua espansione nell'essere natura. Il mio piacere non costruirà dolore. Se io sono accidioso, non lo sono per disprezzo del mio essere individuo sociale, ma perché non voglio permettere a nessuno di trovare la convenienza nel ridurre esseri umani in schiavitù o nel farne commercio. Se io sono iroso e violento,
non lo sono per costringere l'individuo in ginocchio, ma per impedire che nessuno metta in ginocchio chi non si può difendere. Chi mette in ginocchio chi non si può difendere non ha delle ragioni per le quali chiedere rispetto o comprensione, ma merita solo il disprezzo di chi si nutre di pulsione di morte. Se io sono superbo, non lo sono per ostentare una forma dietro la quale nascondere il fallimento della vita, ma per ostentare il lavoro attraverso il quale ho dato l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, dal quale altri esseri umani possono attingere. Se io mangio, quando posso come posso, al meglio e celebrando oppi, non è per ostentare il benessere e costringere esseri umani come cani a mendicare le briciole sotto il tavolo, ma per indicare come il benessere fisico e l'abolizione della miseria consentano all'essere umano di dare l'assalto al cielo della conoscenza e della consapevolezza, distruggere la miseria per costruire la vita. Un percorso di stregoneria, esaltazione dell'ego e l'articolazione del grande amore per se stessi in quanto patrimonio del sistema sociale, dell'essere natura e del grande fiume della vita nell'infinito. L'egoismo dell'essere umano, che chiama le cose col loro vero nome e che si è tolto dal centro del mondo, è manifestazione della costruzione di se stessi in funzione della costruzione del sistema sociale, dell'essere natura e del grande fiume della vita nell'infinito. E passiamo, scusate un attimo solo, l'autodisciplina e la direzione nello sviluppo dell'egoismo determinano il divenire nell'eternità dell'individuo. Quando un individuo inizia un cammino di sviluppo del proprio ego, due sono gli elementi che qualificano il suo sviluppo, l'impeccabilità e la direzione di sviluppo. L'impeccabilità è l'arte dello sviluppo di se stesso in relazione all'intento che si manifesta nella ragione attraverso le intenzioni. La direzione è, in questo caso, l'uso e lo sviluppo della volontà soggettiva in relazione all'intento. L'uso della volontà soggettiva trasforma l'individuo in responsabile delle proprie azioni e dei propri adattamenti. L'impeccabilità trasferisce l'intento oggettivo del mondo in cui opera in intento di sviluppo soggettivo manifestato nel sistema sociale attraverso le proprie azioni. Tre elementi concorrono soggettivamente a trasformare l'individuo nell'infinito dei mutamenti. L'autodisciplina come capacità del soggetto di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, la direzione dello sviluppo dell'intento nella quale opera e lo sviluppo dell'ego che in questa attività si manifesta. Nei sette elementi che la Chiesa Cattolica considera sette peccati capitali, cosa diversifica la loro azione distruttiva nel sistema sociale dalla loro azione di sviluppo nel sistema sociale? Il loro uso nell'appropriarsi del sistema sociale attraverso il potere di avere, o la loro azione nella dilatazione del sistema sociale attraverso il potere di essere. Qual è la strategia del potere di avere? Colpevolizzare l'ego che si esprime al suo interno per impossessarsi degli individui costringendoli a rinunciare al proprio ego. Solo quando gli individui rinunciano al proprio ego, il potere di avere li può ridurre all'interno del gregge per poterli usare soddisfacendo i propri fini. Solo che il potere di avere deve mediare fra il suo bisogno di controllo e di dominio e l'egoismo dei soggetti che si trova a ridurre a bestie del suo gregge. L'egoismo soggettivo, dice il potere di avere, tu vuoi anche impossessarti di me, ma io metto in atto strategie attraverso le quali difendermi e sopravvivere. Quali sono queste strategie? Per esempio la lussuria, l'avarizia, l'ira, l'accidia, la superbia, la soddisfazione dei bisogni materiali come la gola oppure l'invidia. Sono strategie di adattamento soggettivo a cui il potere di avere in parte soffoca colpevolizzando, poi la galera e tutto il resto, e perseguendo, e in parte acquisisce per alimentare la sua struttura di controllo. L'autodisciplina permette all'individuo di trarre da se stesso gli impulsi e gli orientamenti delle proprie scelte, impedendo a fattori diversi di manipolare la sua attenzione. È facile manipolare l'attenzione di chi non trae da se stesso l'impulso e la direzione del proprio agire. Bastano poche immagini televisive, basta qualche racconto di atrocità più o meno ben confezionato, basta l'uso della menzogna in grado di solleticare l'immaginazione. L'individuo disciplinato trae le decisioni da sé, ascolta, guarda,
ma sospende il giudizio ed è il suo ego che conduce le sue azioni. Sono i suoi bisogni che determinano le sue decisioni. Le sue decisioni sono sorrette dalla sua volontà. Con la volontà egli sceglie, con la volontà egli agisce. La sua azione è manifestazione della volontà, costringendo la sua ragione a sorreggere volontà. Quando le azioni sono manifestazione del ragionamento, in realtà sono manifestazione della capacità della ragione di controllare l'individuo. Quando la ragione controlla l'individuo, gli elementi dell'oggettività possono, agendo sulla ragione, manipolare l'individuo stesso. L'individuo che non ha disciplinato la propria ragione non è in grado nemmeno di sospendere il giudizio, separando la decisione dal martellamento a cui il potere di avere lo sottopone per farlo agire in quanto parte del gregge che lui controlla. Con quante parole saranno descritte le sue azioni, quante giustificazioni sarà pronto a dare, ma è solo espressione della sua partecipazione all'azione del gregge. L'essere umano, quando agisce attraverso la sua volontà, spiega le sue azioni con letture a posteriori dell'azione stessa. L'azione è il prodotto del bisogno, dove la ragione interviene per sorreggere la soddisfazione del bisogno, per come si esprime nell'ambito della ragione stessa. L'azione è espressione dell'ego dell'individuo e i bisogni che egli esprime rappresentano l'espressione del suo egoismo. Questi bisogni saranno espressi in maniera tanto più violenta quanto più l'oggettività in cui l'individuo si espande tenta di bloccare e manipolare la soddisfazione dei bisogni. L'ego del soggetto si adatta all'oggettività, ma l'autodisciplina gli permette di svilupparlo e dilatarlo, liberandolo dai legami morali con cui il condizionamento educazionale vorrebbe legarlo, rattrapirlo e stuprarlo. La volontà porta il soggetto a trarre le motivazioni della sua azione da se stesso, indicando i migliori adattamenti possibili nell'oggettività in cui l'ego si manifesta. La ragione disciplinata agirà nella descrizione per impedire la coercizione della volontà soggettiva. La ragione dell'individuo disciplinato diventa un'arma a disposizione della volontà soggettiva attraverso la quale manipolare l'oggettività stessa, la descrizione, permettendo di manipolare lo sviluppo di volontà e delle sue manifestazioni. Volontà trasferisce l'intento nell'intenzione della ragione, al fine di alimentare gli spazi di libertà dello sviluppo soggettivo nella ragione stessa. È attraverso lo sviluppo dell'ego che si sviluppa il potere di essere soggettivo. Reprimendo l'ego si distrugge la capacità del soggetto di dilatarsi nell'oggettività. L'unione dell'autodisciplina con la volontà indica la direzione nella quale l'ego si sviluppa, il potere di essere. È necessario che cessi l'autodisciplina e imporre disciplina a chi non si può difendere. È necessario che cessi volontà per trasformarsi in volere di possesso, perché la via del potere di essere venga abbandonata per imboccare quella del potere di avere. La via del potere di avere può imboccarla soltanto chi non è autodisciplinato nei confronti della vita e chi non usa la volontà per trasformarsi. Il potere di avere è il rifugio degli incapaci e degli impotenti. Quando un essere cervo è forte e corre veloce scappando dai predatori, è egoista perché salva se stesso. Scusate. Quando un essere cervo è forte e corre veloce scappando dai predatori, è egoista perché salva se stesso ed è egoista perché alla sua specie dona le sue caratteristiche, che sono quelle di correre veloci per sottrarsi dai predatori. Se quell'essere cervo fosse caritatevole, come tanto gli piace ai cristiani, e si sacrificasse per l'essere cervo più debole, sottrarrebbe la sua forza alla sua specie. Questo vale anche per gli esseri umani. Essere egoisti è un dovere. Se questo è positivo o negativo nei confronti della specie umana, dell'essere umano o del respiro dell'infinito, non è determinato dall'essere o non essere egoisti, ma dalla direzione e dal potere che questo egoismo esprime. Può essere egoismo proprio del potere di avere o egoismo proprio del potere di essere. Può costruire il gregge obbediente o può costruire una libertà infinita. Una cosa assolutamente negativa, la rinuncia all'egoismo. Rinunciare all'egoismo significa accettare senza resistenze di essere parte del gregge. Significa rinunciare all'esaltazione del proprio io e al potere che questa esaltazione comporta. Significa trasformarsi in essere sacrificali,
a disposizione di un Dio assassino e dei suoi servi. In ultima analisi, la rinuncia all'ego è imposta soltanto da chi, sottomesso ad un Dio padrone, ha rinunciato al proprio ego diventando manifestazione dell'ego del suo Dio padrone per poter distruggere l'ego di altri esseri, soddisfacendo il proprio bisogno di condurli al macello. Coltivare l'ego attraverso l'autodisciplina e la propria volontà, sviluppando il proprio potere di essere, è l'unica garanzia per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. Claudio Simeoni, Marghera, meccanico, apprendista stregone, guardiano dell'Anticristo. E questo che vi ho letto così velocemente e così intenso, chi ha registrato l'ha registrato, chi non l'ha registrato, beh, questo verrà comunque stampato, sistemato e fatto circolare, perché il discorso sull'egoismo è un discorso centrale all'interno del paganesimo, cioè la persona è importante in quanto quella persona è importante. Quella persona è importante, tanto più il suo sapere, la sua conoscenza, la sua volontà, il suo sviluppo, la sua espansione è un patrimonio del sistema sociale. È un patrimonio. Cioè, una persona che riesce a sviluppare se stessa dilatandosi nella vita è una persona preziosa. Ed è importante che questa persona curi il proprio egoismo proprio per espandersi nella vita. Non esistono mediazioni. Cioè non esiste persone caritatevoli, non esiste un essere caritatevole. Bene, io vi ho letto lo sviluppo dell'egoismo come rimedio all'infantilismo della sottomissione cristiana. E per continuare il discorso che avevo cominciato oggi con Franco, cioè l'ho cominciato da Franco, ma era un appunto che avevo sulla religiosità infantile, no?